Rosario Duca, come nasce lo sportello legale e psicologico di Arcigay Messina? Lo sportello nasce dalla volontà di dare una risposta a tutta la comunità LGBTQ+, per dire noi ci siamo a vostro fianco, e nel tempo non solo la comunità ha risposto al nostro supporto, ma tutta la città di Messina che si rivolge al nostro sportello per svariate richieste. Il nostro piccolo è una soddisfazione, siamo diventati un punto di riferimento e dunque questo ci inorgoglisce. Avvocato Anna Maria Mormino, quali sono gli interventi legali richiesti allo sportello? Allora, gli interventi legali richiesti sono di varia natura. La comunità LGBT di Messina si rivolge allo sportello sia perché ha necessità, di fare il percorso per il cambio sesso, sia perché purtroppo subisce ancora oggi discriminazioni sul posto di lavoro, in famiglia ancora più grave, ma purtroppo praticamente è una realtà anche questa, quindi la necessità praticamente di sentirsi tutelati anche nell'ambito familiare. Poi ci sono gli aspetti che legali sono. Sì, ma che riguardano praticamente l'intera comunità, possono essere problemi di diritto, uno sfratto, può essere una discriminazione appunto sul lavoro, può essere praticamente una semplice richiesta di aiuto, spesso capita anche questo. E di questo ci occupiamo noi, che siamo sia io che mia sorella, l'avvocato Andrea Valentina Mormino, e siamo pronte praticamente ad ogni tipo di intervento. Le richieste di aiuto, ripeto, sono tante e cerchiamo sempre di fronteggiare non solo l'aspetto legale, ma anche l'aspetto emotivo, l'aspetto personale, che è quello che spesso praticamente la prima richiesta che viene fatta allo sportello. Poi si varia, diciamo, nei vari aspetti del diritto. Dottoressa Maria Catena Silvestri, che bisogni riscontra nelle persone che si rivolgono a lei? Allora, nelle persone che si rivolgono a me e a noi come sportello psicologico, riscontriamo intanto il bisogno di essere ascoltati, di essere ascoltati, di essere visti, di essere riconosciuti, riconosciuti nel loro percorso di crescita anche, perché noi vediamo molti adolescenti o comunque giovani adulti, e soprattutto riscontriamo il bisogno di essere supportati da un punto di vista psicologico. Mi riferisco in particolare a quella fetta di ragazzi e ragazze che stanno o vogliono intraprendere un percorso di transizione, dove è importante il supporto psicologico, onde evitare di cadere anche in quote di sofferenza psichica, di psicopatologia, perché sappiamo bene che scoprire se stessi e non riconoscersi, ad esempio, dentro un corpo anatomicamente femminile o maschile, può essere un momento di grande rottura e di grande sofferenza. E noi ci siamo, noi li supportiamo e facciamo rete anche con le famiglie, perché il supporto che ci danno le famiglie è fondamentale.